C'è Barbara Bolletta? Vieni Barbara. Posso? Un attimo, fai in modo di... Quando salì? Posso partire per la diretta? Ancora no, fa arrivare Barbara che è via. Un attimo vai. Allora, un attimo d'attenzione, per favore, ricominciamo i lavori. Do la parola a Barbara, Oletta di Senigallia. Barbara, per favore, il silenzio in sala. Grazie. Non fate troppo rumore, per favore. Vai Barbara. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Barbara Oletta, vengo da Senigallia e volevo darvi un altro contributo. Voce! Microfoni! Entrare! Barbara! Microfono! Sì, un attimo perché stanno entrando. Microfoni. Dobbiamo ricominciare perché per esperienza sappiamo che se noi non ricominciamo ci sono quelli che non verranno mai più. Barbara, ti prego, ti chiedo scusa ma devi cominciare. Dunque, volevo dare un contributo a questa giornata perché un paio di anni che seguo Guido Grossi e tutto il suo team. Con piacere oggi sono qui, molto felice di incontrare amici che ho conosciuto già l'anno scorso e volevo dare un contributo a questa giornata, dando il mio punto di vista. Secondo me la politica, io sono a politica e a partitica, però oggi sono candidata a sindaco a Senigallia. Qualcuno ci dice che è incoerente, no. Non sono incoerente, nel senso, per me la coerenza è una cosa energetica, cioè se una persona sente le vibrazioni del cuore dove vuole arrivare, lo sente forte, deve essere coerente con la parola, con la mente che realizza quello che sente e con il corpo va dove deve andare. Questa per me è la coerenza. Il discorso di essere apartitica e apolitica è perché ho messo su un partito insieme con il mio coordinatore che sta a Trento, che si chiama Etica, Movimento Politico. Noi in questa Etica abbiamo fatto tutto ciò che hanno detto tutti fino ad ora, abbiamo messo nel programma la parte istruzione, sanità, strade, trasporti, moneta complementare, già pronta, e quindi volevo dare questo contributo a tutti voi per partecipare anche all'intervento. Allora, c'è Pietro Mazzuca, dove sta? Dove? Ah, ecco Pietro, grazie. Si prepara Mauro Grimolizzi di Monfalcone. Grazie Pietro. Salve, buon pomeriggio. Sono un economista, purtroppo, e avrei voluto fare un altro intervento. Ma dopo avervi sentito tutti interventi splendidi, penso che abbiate dato delle belle motivazioni, io non riesco a capire se oggi un'assemblea costituente, se oggi abbiamo parlato dei problemi che ci abbiamo. Perché vedete, io sarò solito complottista, sicuramente velleitario, sicuramente populista, tanto con tutti i libri che ho scritto fino ad oggi, che però mi chiamano purtroppo sempre così, va bene, lo sono ancora. Però il nostro nemico primo, vedete, non è lui. Noi dal 1744, e teniamo bene a mente questa data, che non è una data che mi sono inventato io, abbiamo un signore che si chiama Amser Mayer, che poi è diventato Amser Rothschild, che ha detto una frase tremenda: datemi il potere di coniare moneta e non mi interessa di chi comanda il governo. Questa cosa noi dobbiamo mettercela bene in mente,
perché se noi non riusciamo a capire che il nostro problema non è la Germania, il nostro problema è Goldman Sachs, tutti quelli che Morgan, Rothschild, Amur, tutte queste 13 famiglie che come al solito controllano da 250 anni, forse più, tutto il mondo occidentale. Allora, se riusciamo a capire questo concetto, dovremmo cominciare a capire che il nostro vulnus è soprattutto non il debito pubblico, che oggi in assenza di sovranità monetaria, che noi dovremmo avere, perché il nostro fine dovrebbe essere quello, confini, sovranità monetaria, banca centrale, ma soprattutto, lo dico all'amico Grossi che lo sa molto meglio di me, le banche devono essere separate, le banche commerciali. La banca che fa finanza, è la banca d'affari che è uguale, dalla banca che fa economia. Soltanto in questo modo riusciremo a poter sopravvivere. Ma non basta, amici miei, non basta, perché siamo, ci dicono che l'UE ci ha dato 70 anni di pace, non è vero, siamo 70 anni di guerra, perché nella guerra normale c'è il carro armato, sappiamo chi è il nemico. Noi in questa guerra finanziaria il nemico ce l'abbiamo a fianco, ce l'abbiamo seduto vicino al nostro tavolo, magari al ristorante, quando abbiamo i soldi per poterci andare. E allora dobbiamo cominciare a capire che il debito esternazionalizzato è stata una grande cavolata, che bisogna uscire immediatamente da questo capestro, va bene, ma nel frattempo io vorrei che qualcuno mi spiegasse, e ancora in tutte le conferenze dove mi chiamo, in interventi dove generalmente vado, dove ci sono anche grandi economisti, grandi politici, grandi, dicono loro, io sono un economista di montagna, non di lavagna. Perché quando si fanno le aste per il BTP si fanno aste marginali, e non so, poi lo spieghiamo, se non lo spieghiamo, e non si fanno le aste competitive dei BTP che rimarrebbero nelle tasche degli italiani? Ma questa cosa perché quando sono stato un anno e mezzo al governo nessuno l'ha detto, eppure lo sanno tutti, non è come sono inventato io. Le aste marginali ci consentono soltanto di fare una cosa, di aumentare il debito in favore di chi ci sta prestando dei soldi, che a furia di prestarceli, come sapete, il montante è il capitale più interesse, ebbene l'interesse è maggiore del capitale più il montante messo assieme ormai, sono 3.000 miliardi. E allora io vorrei dire una cosa, di quelli che parlavano di mercato, è lo Stato che si deve mettere nel mercato, è lo Stato che deve fare suo il proprio asset, tutti gli asset strategici devono essere dello Stato, poi non mi interessa come va a finire, ma se c'è lo Stato che fa la regolamentazione non ci sarà più il ricco che diventa sempre più ricco e il povero che diventa sempre più povero e sarà impoverito, perché tutto quello che ci stanno facendo credere è l'ingegneria della disinformazione. Quando si parla di cosa? Si parla di razzismo, ma quando mai si parla di razzismo? È la paura di avere il nemico amico, la paura di avere quello che viene a lavorare sotto costo, perché abbiamo creato una classe, abbiamo distrutto una classe operaia, abbiamo creato una classe di poveri in cerca di lavoro per sopravvivenza, e per la sopravvivenza ci sta che ci sia un attacco uno contro l'altro. E lo vediamo nelle nostre campagne, quando si va a fare la raccolta dei pomodori a 2 euro all'ora, o delle arance a 2,50 euro, provate ad andarci 10 ore, non esiste più. E allora, e concludo, il popolo sovrano è sovrano soltanto in un motivo: quando il popolo è sovrano è il monarca. Cerchiamo di capirlo, il popolo sovrano è il monarca, il monarca non deve chiedere niente a nessuno, e quando utilizziamo gli aggettivi collettivi, popolo, gente e quant'altro, sappiamo che quel popolo
quella gente, quei cittadini, siamo noi. Viva l'Italia! Grazie. Grazie mille, amo di noi di Forza Italia, si sarà la propria domanda. Buonasera a tutti. Io non ho preparato nessun discorso particolare, anche perché credo il tema di questa assemblea costituente, a mio parere, deve essere il partito che vorrei. E quindi il partito che vorrei si dovrebbe trasformare nella società che vorrei. Quindi il partito che vorrei è un partito che parte dal popolo. Quindi non voglio un partito che parte dall'alto, perché se l'alto anche nella costruzione si costruiscono prima le fondamenta, poi si arriva al tetto. Quindi questo è, per quello sono qua, io credo in questo principio della sovranità del popolo, e che quindi noi dobbiamo attivarci. Quindi la prima cosa è essere attivi sul territorio affinché l'idea del partito si trasformi in un'idea di società che noi vogliamo, e se questo noi non lo facciamo subiamo i modelli da noi non scelti, e i modelli da noi non scelti sono per noi distruttivi, e sono distruttivi per il popolo. Quindi questo è il primo concetto che volevo esplicare in questa assemblea. Io sono segretario, diciamo così, nominato circa un anno fa di Riscossa Italia. Riscossa e liberiamo in realtà sono sinonimi, cioè noi vogliamo la liberazione dall'Italia da delle condizioni di schiavitù che ci hanno imposto senza il nostro consenso. L'Unione Europea è un organismo assolutamente oligarchico, che non ha nulla a che vedere con il popolo. Le finte elezioni europee sono finte perché ci danno l'idea della democrazia, ma che di democratico non hanno nulla, perché il popolo non ha nessuna possibilità attraverso i loro rappresentanti europei, che noi demandiamo in questo Parlamento, di creare delle leggi, e quindi creare delle leggi, delle condizioni a nostro favore, ma bensì vengono emanati attraverso la Commissione europea, che è invasa da poteri forti, prima li abbiamo nominati, Goldman Sachs e Amerigo Vivari, che hanno l'interesse di spolpare il nostro risparmio in spregio alla Costituzione dell'articolo 47, che lo Stato tutela il risparmio. Ecco, questo viene oggi assolutamente disatteso. Il MES esattamente va in quella direzione, cioè mirano al nostro risparmio senza il nostro consenso, la spoliazione totale. Ecco, questo era un mio piccolo intervento. In questa occasione mi è venuto in mente che vorrei leggere e condividerlo con voi un intervento di Nelio Basso del 1949 nel discorso dell'istituzione del Parlamento europeo. Ecco, Nelio Basso citava un scrittore francese, e io vorrei leggerlo testualmente perché così non sbaglio. Lui dice: io vorrei ricordare in questa nostra discussione le parole che nel 1941 a questo proposito scriveva un eroe e un martire della resistenza francese, Giorgio Politzer, su un fascicolo clandestino di una delle riviste più autorevoli della cultura francese, Le Pensées Libres. Esse si attanagliano proprio nel nostro caso, e non è a caso. Noi non abbiamo bisogno, diceva, parlando in polemica con gli hitleriani e interpretando il concetto hitleriano, non abbiamo bisogno di tante nazionalità in Europa. La loro esistenza è perfettamente assurda dal punto di vista dell'organizzazione razionale dell'industria. Due nazionalità sono sufficienti, una per gli sfruttatori e una per gli sfruttati, una per i padroni e l'altra per gli schiavi, francesi, belgi, olandesi, russi, polacchi, cechi, serbi, bulgari, sloveni, croati, rumeni, albanesi, bosniaci, ungheresi, turchi, norvegesi, svedesi, danesi, finlandesi, portoghesi, inglesi o anche italiani e spagnoli, costituiscono un lusso. È necessario capire, questi popoli hanno il loro assurdo sentimento nazionale e le loro assurde aspirazioni patriottiche, perché è bene il termine assurdo che bisogna adoperare. Ne risultano perturbazioni nella produzione, quindi una diminuzione del rendimento.
le cause di spreco e di diminuzione di efficienza che rappresentano il sentimento nazionale e le aspirazioni patriottiche degli schiavi devono dunque essere eliminate. Per sopprimere le lotte nazionali bisogna sopprimere le nazioni. Bisogna dunque che la tecnica tedesca di provata superiorità intervenga per creare un piatto unico per i tedeschi, la nazionalità unica per i popoli oppressi. A titolo di consolazione, questa nazionalità unica destinata agli schiavi può chiamarsi la nuova nazionalità europea. Queste parole scritte nel 1941 si possono applicare perfettamente al nostro caso. Io credo che la visione profetica del 1941 di questo scrittore francese oggi sono attuali, si stanno sempre più concretizzando. Ecco, noi dobbiamo liberarci da questa condizione che ci vogliono imporre, la condizione di schiavitù. Ecco, liberiamo l'Italia e viva l'Italia. Grazie Mauro, Silvia Di Maggio. Io ho il merito di elevare l'età media di questa assemblea, cosa che per altri può darsi che sia anche visto come un demerito, visto che oggi la tendenza è quella di valorizzare chi ha meno di 16 anni ed è quello che è il portatore del futuro, della giustizia e della bellezza di quanto è giusto. Voi siete già al di là di questi 16 anni, quindi non siete coinvolti in questo discorso della tendenza. Quindi, siccome questa tendenza è governata da quelli che io ritengo sono i nostri nemici, ben venga l'alzamento dell'età media di questa assemblea. Ci dicono gli strumenti dialettici con i quali ci affrontano tutto quello che esce fuori dal seminato, sono alcune frasi meme, dicono adesso molto, molto precise. Siamo razzisti, siamo xenofobi, siamo odiatori. Allora, siamo razzisti perché non ci sta bene la migrazione incontrollata. Siamo xenofobi perché siamo nazionalisti e vogliamo la sovranità nazionale. Siamo odiatori perché siamo contro il neoliberismo, contro lo sfruttamento del capitale, dell'uomo sull'uomo, del potente, del dominante sul dominato. Allora, io credo che questi sono termini che sono molto efficaci, hanno funzionato moltissimo contro il Movimento 5 Stelle quando alle origini sosteneva delle posizioni di sovranità, di uscita dall'euro, dall'Unione Europea, dalla NATO, eccetera, e con queste parole d'ordine sono stati anche ampiamente demoliti, oltre ad averci messo del loro. Allora, devono essere contrastate queste parole d'ordine con delle argomentazioni sulle quali credo che siamo ancora deboli. Quando parliamo di sovranità e di migrazione, dobbiamo precisare che la sovranità non vale soltanto per noi, ma vale anche per i migranti. Prima qualcuno ha detto che il primo diritto dell'uomo è di restare a casa sua. Quando noi diciamo, senza apparentemente accostandoci a un personaggio come Salvini, che la migrazione incontrollata, l'accoglienza incontrollata è una cosa perniciosa, ma rischiamo di essere messi sullo stesso piano, cioè i razzisti che non tollerano il mescolamento del diverso con noi, eccetera. La cosa fondamentale da dire è che quello che noi non vogliamo è che la sovranità venga tolta a quelli che vengono espulsi, sradicati dalle loro terre. Quindi noi vogliamo la sovranità degli africani, vogliamo la sovranità, l'identità, la cultura, la civiltà degli africani, e che non è la nostra e vogliamo la nostra. Io ho girato molti paesi europei, ho visto tante colonie di stranieri, di immigrati turchi, arabi e di altri paesi che sono rimasti totalmente privi della loro identità e non hanno mai assunto l'identità del popolo nel quale si sono collocati. Quindi la cosa fondamentale della sovranità è quella di riconoscere quella degli altri e di considerare la migrazione come un'operazione di livellamento, mescolamento, deidentificazione, cioè il radicamento di tutti quanti. Questo è lo spiegato perché si possa neutralizzare la guida di razzismo. Io credo che quando noi questo movimento crescerà, a un certo punto si troverà contro, come è stato il caso dei 5 Stelle ai tempi gloriosi, l'intera muta, la cadena della stampa italiana e della politica italiana. A questo punto avremo bisogno di alleanze, avremo bisogno di riferimenti, non potremo
resistere da soli, perché se da soli diamo fastidio, ci sarà qualche strumento definitivo, efficace, come qualche bomba qua e là, come è successo in passato, che ci farà, permetterà di criminalizzarci e di metterci a tacere. È successo alla fine degli anni 60, come noi non so molto bene. E, di conseguenza, è importante avere dei referenti internazionali. I nostri referenti naturali, io credo siano per esempio il grandissimo movimento francese, che continua a dimostrare di essere quel popolo che ha fatto 1789, i cinesi, gli operai, sono capaci, rispetto al nostro Dallandini e le sue famose 4 ore di sciopero contro il Jobs Act, di fare scioperi di 5, 6, 7, 8 giorni, di durare per mesi, di durare per un anno, eccetera. Questi sono i nostri referenti, questi ci danno sostegno, e anche geopoliticamente. Io credo che abbiamo bisogno di avere uno, vogliamo uscire dalla NATO, vogliamo mettere in discussione quantomeno l'Unione Europea, l'Euro, la NATO, eccetera, questa spaventosa alleanza che ci costringe a andare a dissanguare i popoli che sono nostri altrettanto vicini, altrettanto dignitosi e meritevoli di sovranità come noi. E allora bisogna avere referenti in paesi che sono i custodi di un diritto internazionale, e parlo della Russia, e parlo della Cina, e parlo dell'Iran, e parlo della Siria, che da 8 anni eroicamente si difende. Non essere liberati in quanto popolo che si prefigge di essere a difesa delle sue frontiere. Le frontiere dei popoli, delle nazioni, dobbiamo difendere tutti, e quindi siamo con coloro che questo diritto internazionale fondamentale lo difendono, che siano grandi potenze, che siano potenze medie, che siano potenze piccole, che siano movimenti. Credo che questo sia un suggerimento che dovrebbe, di cui dovremmo tener conto. Non ho ancora finito? Ho finito? Allora dico un'ultima cosa. Io credo che sia fondamentale per questo movimento vincere il culto del presente, che soprattutto c'è nei nostri giovani, annegati negli smartphone. Pensate, a proposito della tendenza dei giovani che oggi sono quelli che figurano come capi popolo, eccetera, su 20 ragazzi, che sono stati esaminati dall'OCSE, uno sa leggere una frase più lunga di un cento, sa capire una frase più lunga di un cento. Forse per quello li mettono in piazza le frasi. Su 20 italiani maturati o maturandi, uno soltanto riesce a capire una frase che sia più lunga di una frase di chat, cioè una frase in comunicato chat. E allora forse è per questo che riescono a mettere in piazza anche le sardine, perché c'è questo limite dettato dall'OCSE. No, è fondamentale che noi si abbia una conoscenza del nostro passato. Qua nessuno parla di Garibaldi, nessuno parla di Mazzini, nessuno parla di Mameli, nessuno parla di Guicciardini, nessuno parla di Dante Alighieri, di gente che per 1000 anni ha costruito questo paese col sangue, con le opere, con il lavoro, con il sacrificio, con le nostre città. Noi non possiamo darci bisogno della conoscenza di questa gente, sono le nostre radici, da lì che viene la linfa e ci dà la forza per continuare quel discorso, perché sennò ne saremmo immeritevoli. Potrebbe anche toglierci dalla scena come la strategia mondiale malthusiana, che è stata accennata prima da qualcuno, vorrebbe imporsi, perché non è soltanto il drammatizzatissimo cambio climatico che c'è, ma non è nella misura in cui le varie crete ce lo raccontano per che ci impongono delle leggi di emergenza che ci costringono in ferre ancora di più di adesso, ma è, il problema è malthusiano, cioè ci vogliono in gran parte togliere di mezzo. Siamo popoli in eccesso, e di conseguenza il 5G, e di conseguenza la clinica, e in conseguenza l'alimentazione, e in conseguenza non si devono toccare le bevande gassate piene di zucchero che fanno il diabete e fanno gli obesi tra i ragazzi, eccetera. Dobbiamo morire, è la cosa molto più grave del cambiamento climatico, e la stanno portando avanti. Grazie. Grazie Studio. Alberto Valverini di Firenze, coordinatore del Comitato Popolare dell'Italia del Piano. Si prepara Mauro Abiti, o Abiti, non lo so, di Venezia. Salve a tutti. Salve a tutti. Sono Alberto Maria Delighi, per la provincia di Firenze.
Concittadini e fratelli, la Repubblica sta morendo. Millenni di conquiste potrebbero andare perduti. La civiltà come la conosciamo oggi potrebbe scomparire. Non solo quella italiana, ma ogni singolo popolo, inerme, sotto l'egemonia della tirannia europea prima e transnazionale poi, potrebbe venire rimpiazzato dal denaro, dal lucro e dal profitto. Noi tutti siamo già, comunque già, destinati ad essere meri numeri, asserviti di interessi di pochi. È proprio qui, oggi e presente, che si combatte la battaglia più dura per la nostra libertà. Non è più una lotta di classe. Il conflitto si è trasformato. Una volta vi erano delle tensioni palpabili tra parti di una comune società. Oggi invece il piano del conflitto si è spostato da dentro la società a di sopra di essa, o per meglio dire tra la società stessa e chi cerca di essere superiore. Oramai è sotto gli occhi di tutti lo schema preordinato per la nostra caduta. Gli strumenti di istruzione economica di massa sono stati predisposti e stanno venendo armati. È sotto gli occhi di tutti che si compiono questi nefasti atti. Atti che oramai non possono più essere nascosti ai nostri occhi. Il combinato disposto di bail-in e MES sono solo alcuni di una serie di lunghi e perfidi atti il cui obiettivo è solo quello di creare nuovi poveri. Più povertà equivale a più difficoltà nel sopravvivere, meno tempo per vivere, crescere, apprendere, conoscere. Una mente povera per un uomo povero. Organi sovranazionali deresponsabilizzati, senza colpa, senza macchie, senza mai un forzone da una parte, e uomini senza lavoro, imprenditori, suicidi e povertà dall'altra. Ecco la sua magnificenza amata da tutta la gloria della Gabbia Ue. 5 milioni di poveri, di cui poco più di 1 milione sono bambini, ovvero il 12% di tutti i bambini presenti nel territorio nazionale. Questa è una cifra che dovrebbe far riflettere noi tutti. Noi volenterosi, qui ed oggi, siamo richiamati da noi della nostra Costituzione ad assumerci un alto e giusto dovere. Quel fardello consistente nel rivolgerci ai nostri stessi concittadini, evidentemente oggi non qui presenti, nell'appellarci con un senso di responsabilità alla loro coscienza e a far breccia ai loro animi, a mostrare al mondo stesso le contraddizioni di interessi di parte che governano la nostra società e che questa anche plasma e dominano. È per questo che oggi siamo qui, noi tutti, a rendere noto il nostro impegno nell'impresa di arrivare alle orecchie e ai cuori di tutti gli italiani. Intendo, prima di ritirarmi da questo intervento, lasciarvi quindi una proposta. Quella proposta che ho sempre ribadito, che mi rappresenta, che qualifica la mia essenza e vocazione politica, ovviamente, in questo caso. Dovendoci noi rivolgere al cuore di tutti gli italiani, è necessario che la salvezza della nostra società passi per la salvezza della nostra Repubblica e la cura della nostra Repubblica. È per troppo tempo che siamo stati divisi e deboli. La nostra forza può essere solo il raggiungimento della nostra unità, uniti per il bene comune, per la nostra Repubblica. Poiché è essa che dobbiamo tutelare, la nostra Repubblica, la Repubblica siamo noi stessi. Tutelarla significa tutelare noi stessi e tramite il suo operato poter apportare un qualche miglioramento al mondo. Dobbiamo essere uniti, diffidati di coloro che vogliono portare discordia, che vogliono dividere i cittadini gli uni dagli altri, solo sulla base di una differenza di cittadini gli uni con gli altri. Diffidati infine di chi non rispetta gli iter costituzionali, come sta e ne avvenendo in questi giorni. Io sono di giurisprudenza, quindi è un taglio più giuridico. Solo la Repubblica ci può salvare in questo senso. I principi della Repubblica, perché la Repubblica è democrazia e quindi va rispettata. Rifuggiti dalle tentazioni di risumare i cadaveri e i conflitti che è meglio lasciare alla storia. Lasciate i morti dove sono. Pensate ai vivi, al futuro e alle cose della vostra Repubblica. Se vedete un giorno che la Repubblica è sotto attacco, non demoralizzatevi e non cedete. Fate sentire la vostra voce, cambiare si può. La storia è già stata scritta, siamo noi che contribuiremo con le nostre azioni a far svolgere il mondo che vivremo. Grazie. Grazie. Adesso alla chiamata Mauro Abiti Obiti, grazie. Eri anche ieri alla manifestazione sotto il Parlamento, si prepara Gaia Dondolisi.